Inizio al Festival Costituzione con la lezione magistralis del professor Salvatore Settis. Il professor Settis, tra gli altri importanti incarichi, ha diretto a Los Angeles il Getty Research Institute, a Pisa la Scuola Normale Superiore e attualmente è il presidente del Comitato Scientifico del Louvre a Parigi. Il professor Settis quest'oggi tratterà il tema diritto alla cultura e diritto al paesaggio nella Costituzione della Repubblica. Prego quindi il professor Settis di accomodarsi sul palco. Grazie.
Il microfono funziona? Mi sentite? Bene, allora io vorrei, tanto per cominciare, ringraziare di questo invito tutti voi che siete qui, il sindaco che mi ha voluto rivolgere un saluto particolare, il professor Mocchi che si è tanto prodigato per farmi venire qui, e sono molto contento di esserci perché non ero mai stato a San Daniele, e questo piccolissimo giro in questa città piccola e preziosa mi ha fatto molto piacere, anche se poi sono stato invitato a parlare di cultura, e parlare di cultura in una città che ha una delle più antiche biblioteche civiche del mondo è anche un po' impegnativo. Io vorrei dire che rispetto al titolo che vedete su quella specie di manifesto, e che forse ce ne avrete visto altrove, ho deciso poi di limitarmi ulteriormente, perché ho scoperto gradualmente, studiando, preparandomi, che in realtà al secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è stato già dedicato il festival dell'anno scorso. Quindi ho deciso di concentrarmi sul primo comma. Proviamo a leggerlo. La Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Naturalmente è straordinariamente importante nel leggere, nel commentare, come proverò adesso a fare, questo primo comma dell'articolo 9, ricordarci che esiste anche il secondo comma. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il legame fra il primo e il secondo comma è, anzi, a mio avviso, il punto essenziale. I due commi si integrano a vicenda, vanno considerati complementari l'uno con l'altro. Il comma 1, di cui oggi tendenzialmente parlerò, di fatto però, e questo vorrei mostrarvi, venne inventato dalla Costituente all'ultimo, mentre del comma 2 si era preso forma prima, cioè il comma 2 arriva prima nella Costituente del comma 1. Messi insieme, questi due commi dell'articolo 9, l'articolo 9 nel suo insieme, configura un diritto alla cultura che rarissimamente c'è nelle Costituzioni in tutto il mondo. Per fare solo qualche esempio, non c'è in una forma comparabile neppure nella Costituzione francese, che è una delle più illustri del mondo per ragioni storiche che tutti sanno, non c'è nella Costituzione che è la più antica del mondo fra quelle oggi in vigore, cioè nella Costituzione americana. La Costituzione italiana è una peculiarità della quale dirò qualcosa fra poco. Il percorso che proverò a seguire con voi questo pomeriggio sarà articolato in tre punti diversi, li enuncio in modo tale che si capisca più chiaramente dove voglio arrivare. Nel primo punto, forse più breve, proverò a dire qualcosa sulla cultura come diritto dell'umanità, come si è venuto configurando negli ultimissimi decenni. Non se n'era mai parlato in questi termini prima della Seconda Guerra Mondiale, di fatto. Secondo punto, il percorso di formazione dell'articolo 9 della Costituente e dunque la necessaria integrazione e convergenza fra i commi 1 e 2, come ho già accennato. Terzo, infine, che la domanda più importante, io credo, perché riguarda la vita di tutti noi, il nostro futuro, il futuro dei figli, dei nostri figli, ma anche dei figli e dei figli dei nostri figli, il futuro delle quelle generazioni future per le quali dobbiamo lavorare anche se non le conosciamo, e cioè il rapporto fra l'articolo 9, del quale ho appena parlato e parlerò ancora, e l'insieme della Costituzione, come si innesta nell'insieme, nell'architettura della Costituzione, l'articolo 9. E cominciamo dal primo punto, la cultura come diritto dell'umanità. Cultura, naturalmente, è una delle parole più ricche, più centrali, più sfuggenti che ci siano nel nostro vocabolario. Basterebbe pensare a come è difficile tradurla in alcune altre lingue. Il tedesco Kultur, forse qui qualcuno il tedesco lo saprà, è la stessa parola, perché entrambe derivano dal latino, ma non corrisponde affatto dal punto di vista del significato all'italiano cultura. In inglese civilization non coincide con la parola cultura, ma neanche con la parola italiana civiltà, per non parlare poi di ambiti culturali più remoti, che so io, la Cina, il Giappone, l'India e così via. Per parlare della complessità di questa parola mi basta citare un fatto molto cursoriamente, cioè il fatto che nel 1952 due antropologi, Kroeber e Kluckhorn, compilarono e analizzarono una lista di 164 definizioni diverse del termine cultura. Se dovessimo rifare questo lavoro oggi, magari qualcuno l'avrà anche rifatto, ma io non mi ci metterei certamente mai, quella lista si allungherebbe di molto. Io vorrei invece parlare non di tutte queste accezioni, che sarebbe un noiosissimo, temo,
ma solo di tre accezioni che sono utili da richiamare nel nostro contesto di oggi. Primo, cosa vuol dire cultura secondo un'angolatura antropologica e sociologica? Secondo, che cosa vuol dire cultura secondo un'angolatura storica, etica e politica? E infine, terzo, che cosa vuol dire cultura secondo un'angolatura istituzionale? E in tutta questa prima parte penserò ovviamente alla nostra Costituzione, perché siamo in Italia, perché siamo alla vigilia della festa della Repubblica, ma anche perché è inevitabile che noi ne parliamo e pensiamo per quello che noi siamo italiani, ma ne parlerò, però parlerò di questi temi a livello più globale. Nella prospettiva antropologica o sociologica, cultura si può definire molto banalmente un insieme collettivo di comportamenti, abitudini e saperi elaborati da una comunità. Secondo un antropologo, si chiama Hofstede, sarebbe la definizione di cultura sarebbe la programmazione mentale collettiva, come reagiamo di fronte a qualche situazione che ci piace o che non ci piace e di fronte alla quale reagiamo sulla base di una programmazione, per così dire, che abbiamo ricevuto dalla nostra educazione. Quindi le nostre azioni sono determinate da tavole di modelli di comportamento che abbiamo ereditato, non nel DNA ereditiamo qualcos'altro, ma che abbiamo ereditato nella nostra educazione, soprattutto nei primi anni di vita. Questa prospettiva ha una speciale cittadinanza nel linguaggio archeologico. Io sono un archeologo e quindi sono particolarmente sensibile a questo. In archeologia per cultura si intende un determinato numero di tratti che sono propri di una determinata civiltà. Si parla per esempio della cultura del bicchiere campaniforme. Questa è una cosa che solo pochissimi archeologi possono capire, non ve la spiego sicuramente, che riguarda quel tipo di civiltà che usavano questo bicchiere a forma di campana. Ecco, questo però è un orizzonte culturale e si tratta di un concetto dinamico. Ogni cultura muta nel tempo, anche per definizione di altre culture. È una definizione neutra, una definizione descrittiva, tanto neutra che noi potremmo parlare anche delle culture, possiamo usare la parola cultura in questo senso anche quando parliamo delle cose più odiose del mondo. Possiamo parlare di una cultura del nazismo, possiamo parlare di una cultura del razzismo. Le cose più odiose che noi possiamo mai immaginare sulla Terra hanno una loro cultura, nel senso che condividono comportamenti comuni. Ci sono, in questo senso si parla anche di culture nelle comunità animali. Studi di comportamento animale dimostrano che delle comunità di scimmie di una determinata regione hanno dei comportamenti diversi da comunità di scimmie di un'altra regione, e questo vale anche per altri animali. Questa è una definizione neutra che non ci serve molto oggi, certamente non è a questo che pensavano i costituenti nello scrivere l'articolo del quale oggi parliamo. Però questa definizione va sempre richiamata, perché non comporta giudizi di valore, non comporta gerarchie, perciò è una piattaforma, un grado zero della cultura, diciamo così, che può pensare, può valerci per costruirvi sopra delle cose. La seconda accezione è molto più interessante. Cultura in relazione a un sistema di valori. Secondo questa accezione, cultura non ha a che fare con gli uomini come specie, ma con le comunità degli esseri umani in senso sociale e politico. Parlo di un sistema di valori che non sto certo a descrivere oggi, ma che è quello per noi della Costituzione, in relazione specifica a temi di grande rilevanza, come comportamento etico, la cittadinanza, la solidarietà, la democrazia, la politica, la rappresentanza, la democrazia rappresentativa, l'eguaglianza, la dignità umana, l'orizzonte dei diritti, il lavoro e così via. Tutto questo si può articolare in vario modo, ma il suo punto di innesco, il suo punto più importante è, come accennavo già prima, quello che potremmo chiamare i diritti delle generazioni future. Anche se ne parliamo molto poco, i diritti delle generazioni future sono straordinariamente importanti, perché è solo in nome delle generazioni future, per esempio, che dobbiamo preoccuparci dei cambiamenti climatici del nostro pianeta, oggi così evidenti, anche così evidenti dallo strano clima di questo maggio che sembra marzo, che devono in noi generare una preoccupazione che non posso certamente analizzare qui oggi.
dobbiamo essere preoccupati, anche se siamo in un'età molto avanzata come la mia, non per noi stessi, ma per i figli dei figli dei nostri figli. Questo è il punto veramente più importante. E questo diritti delle generazioni future hanno innescato ultimamente un grande dibattito in campo, anche di natura giuridica, in ambito internazionale, però per rilevarne l'importanza vorrei rilevare la convergenza di questa preoccupazione verso le generazioni future citando due pensatori, entrambi famosissimi, ma di orientamento che più diverso non si può immaginare. Da un lato Adam Smith, che viene sempre ricordato in relazione al pensiero liberale, anche se poi la sua figura è più complessa, e Carlo Marx, che viene ricordato per ragioni che tutti sappiamo. Cito Smith: nessuna massima è più generalmente condivisa di quella secondo cui la terra è proprietà di tutte le generazioni, e sarebbe assurdo che una generazione precedente possa limitare l'uso che ne faranno le generazioni successive, poiché la terra appartiene ad esse, le generazioni successive, proprio come appartenne ai loro predecessori, al loro tempo. Marx, nel Capitale, neppure un'intera società o una nazione, neppure tutte le società di una stessa epoca prese complessivamente, neppure esse sono proprietarie della terra, ne hanno il possesso, l'usufrutto, e come buoni padri di famiglia hanno il dovere di tramandarla migliorata alle generazioni successive. Che noi stiamo tramandando la terra migliorata alle generazioni successive, dubiterei. Questo applauso è per Marx, gli applausi in questo periodo ne riceve ben poco, quindi sono molto contento per lui. Se ci guarda dall'alto dei cieli o dal basso di non so dove, sarà contento. Però vorrei, per non restare in una opposizione che rischia di apparire, diciamo, troppo secondo uno spirito della politica del nostro tempo, vorrei citare il primo dei due presidenti americani di cognome Roosevelt, Theodore Roosevelt, al principio del Novecento, il quale ha scritto in un suo famoso discorso qualcosa di simile: la terra appartiene alle generazioni che verranno, e quello che noi vi facciamo ora deve essere misurato sull'intero svolgersi del tempo, nel quale noi, che siamo vivi oggi, non siamo che una frazione insignificante. Dobbiamo dunque impedire che una minoranza senza principi distrugga un patrimonio che appartiene alle generazioni che verranno. Il movimento per la conservazione dell'ambiente e delle risorse naturali è essenzialmente democratico per spirito, finalità e metodo. Quel presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt, ha messo in pratica quello che diceva, perché l'intero sistema dei parchi nazionali americani, il più vasto del mondo, il più antico del mondo nella sua straordinaria complessità, che ora l'attuale presidente americano Trump vuole purtroppo tagliuzzare e distruggere almeno in parte, quel sistema dei parchi nazionali americani, che ha un livello di protezione molto più alto di quello dei parchi nazionali italiani, quel sistema fu messo in funzione propriamente da lui. Questo orientamento al futuro, e questa è la cosa più importante che vorrei dire in questa prima parte, ricorre con crescente insistenza ogni volta che occorrano, che ci siano devastazioni e paure. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il momento più distruttivo nella storia dell'umanità, a cominciare dalla Carta delle Nazioni Unite del 1946, si cominciò a parlare di salvare, sto citando, le generazioni successive dal flagello della guerra, che ha portato all'umanità dolori invincibili. Nella conferenza di Stoccolma sull'ambiente del 72, convocata dalle Nazioni Unite, si dichiarò che l'uomo ha il fondamentale diritto alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate in funzione delle generazioni successive, della loro vita dignitosa e confortevole. Così nella Carta Mondiale della Natura, approvata dall'ONU nell'82, dove si parla della conservazione delle specie e degli ecosistemi a beneficio delle generazioni presenti e future. Questo è un linguaggio che gradualmente si è radicato nel pensiero giuridico globale del nostro mondo di oggi, così complesso. Del 97, più nota forse generalmente, è la dichiarazione UNESCO sulla responsabilità, citando il titolo, delle generazioni presenti verso le generazioni future.
quando parliamo della responsabilità è di noi che stiamo parlando, quando parliamo delle generazioni future non parliamo soltanto di persone così giovani come quelle che mi circondano in questo momento sul palco, ma parliamo soprattutto dei loro pronipoti, non dei loro figli, dei loro pronipoti che nessuno di noi sa come si chiameranno, quanti saranno, ma vorremmo che fossero felici e dobbiamo volerlo oggi, se abbiamo un qualche desiderio di appartenere al genere umano. Partendo da una grave preoccupazione per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio, la dichiarazione UNESCO del 97 impegnava i paesi membri, e dunque i loro cittadini, fra cui noi, a trasmettere un mondo migliore alle future generazioni, la cui sorte dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi. Perciò si impone l'obbligo morale a operare in piena responsabilità verso le generazioni future i cui bisogni e interessi devono essere pienamente salvaguardati oggi. Dobbiamo salvaguardare oggi gli interessi di qualcuno che deve ancora nascere. Questo è il punto essenziale. E così, questo c'era anche in quella carta, di quel tentativo di Costituzione europea del 2004, che poi si arenò per la mancata ratifica di Francia e Olanda, come molti di voi ricorderanno. La solidarietà fra le generazioni e la protezione dei diritti dei bambini e delle generazioni future è stata poi richiamata più volte dalla comunità europea. Ora, tutta questa insistenza sulle generazioni future è molto significativa e ci può apparire qualcosa di nuovo, qualcosa che appartiene a un modo di ragionare del nostro tempo, proprio sotto l'urgenza dei problemi del nostro tempo. E in un certo senso è vero, per esempio da quello che ho potuto vedere e che ho potuto leggere anche nella letteratura di lingua italiana, il discorso giuridico sui diritti delle generazioni future ha avuto moltissima influenza, e una letteratura molto ricca, in particolare negli Stati Uniti. Ma che cosa è questi diritti delle generazioni future, che cosa sono se non una nuova riproposizione, certamente calibrata sulle esigenze e i linguaggi del nostro tempo, di quello che c'è in qualche modo sempre stato, quello che San Tommaso, per citare un santo, ma soprattutto un grandissimo pensatore del Medioevo, non solo italiano ma europeo, chiamava il bonum comune, il bene di tutti, e in questi tutti si intendono, si devono intendere, nell'accezione non solo cristiana ma giuridica, anche nell'accezione del diritto romano pre-cristiano, si devono intendere anche i diritti delle generazioni future. E in questo contesto che i costituzionalisti europei hanno valorizzato sempre di più la centralità della cultura fra gli elementi costitutivi dello Stato moderno. Un grande costituzionalista tedesco, che si chiama Peter Heberle, i cui studi sulle costituzioni mondiali, in particolare europee, sono stati per fortuna raccolti anche in italiano qualche anno fa dall'enciclopedia Treccani, Peter Heberle ha sostenuto con grande eloquenza una tesi impressionante che vi espongo soltanto in termini molto, molto brevi. Lui dice: lo Stato ha tradizionalmente tre elementi nel pensiero costituzionalistico europeo: la popolazione, il governo e il territorio. Non è più così. Oggi gli elementi sono quattro: popolazione, governo, territorio, cultura. Ogni Costituzione deve riflettere quella particolare cultura. Cito da Heberle: il territorio di ciascuno Stato è reso unico dalla cultura specifica di quel paese, va inteso come un fatto culturale, non come un factum brutum. Guardate le colline che vi circondano, guardate la vostra città, guardate il nostro paese nella sua interezza. Non possiamo dire che il nostro territorio sia un fatto brutto. Il nostro territorio è cultura, è la cultura degli uomini che lo hanno costruito per noi, anche la nostra, che dobbiamo continuare a costruirlo per le generazioni future. Questo è poi quello che è alla base della nostra Costituzione. Come ha scritto Sabino Cassese recentemente, un ex giudice della Corte Costituzionale, esiste ormai, dunque, ho cercato di darvene qualche indizio, quello che si può chiamare un nuovo costituzionalismo globale, che si esprime non mediante una Costituzione mondiale, che è di là da venire, forse non verrà mai e certamente non verrà nell'arco dei prossimi 5 o 10 anni, ma mediante trattati internazionali, carte di principi condivisi.
scrive Cassese su un articolo di giornale della scorsa domenica: i principi fondamentali che costituiscono il corpo del costituzionalismo globale sono l'autodeterminazione dei popoli, l'universalizzazione della statalità, il riconoscimento dei diritti umani, la giustizia sociale, lo sviluppo, il diritto alla cultura. Questo è quello di cui dobbiamo tener conto, di questo sviluppo generale. E qui tocchiamo, e concludo sul primo punto, tocchiamo la terza accezione culturale della parola cultura di cui vi ho detto, quella in relazione alle istituzioni. Cioè vuol dire cultura come si incarna nelle istituzioni che rappresentano la cultura, che sono la scuola, l'esercizio delle arti, l'università, la ricerca, la gestione del patrimonio, del paesaggio, dell'ambiente, l'amministrazione del territorio e così via. Dove la scuola assume un particolarissimo rilievo nella straordinaria complessità di questi temi, poiché il rapporto fra cultura e democrazia o passa attraverso la scuola o muore. Si sta svolgendo oggi, e non dobbiamo nascondercelo in nessuna circostanza, non è il tema del mio discorso di oggi e quindi lo posso soltanto accennare, si sta svolgendo oggi una sorda battaglia tra due concezioni opposte di cultura in relazione ai valori e alle istituzioni. Da un lato si preme sempre di più, in tutto il mondo, anche in Italia, governi di ogni sorta e di ogni segno politico hanno insistito su una cultura della scuola, su una formazione scolastica intesa come addestramento meramente tecnico alle professioni e ai mestieri. Un addestramento veramente tecnico senza alcun tentativo di visione generale. La scuola italiana ha sempre avuto un altro carattere, la scuola dovrebbe avere un altro carattere in tutto il mondo, e cioè la scuola dovrebbe insegnare il pensiero creativo, educare la cittadinanza, educare all'esercizio della democrazia, educare al pensiero critico, educare a ascoltare non per ubbidire, ma per capire e anche per criticare. Una scuola che non faccia questo è una scuola... E qui vorrei citare una frase che dice in modo più efficace del mio la stessa cosa Martha Nussbaum, una studiosa di filosofia americana che conosco anche personalmente, che è molto nota, che ha scritto in un suo libro: viviamo sempre di più in nazioni abitate da persone addestrate tecnicamente, che non imparano mai ad essere critiche nei confronti dell'autorità, gente capace di produrre e di generare profitti, ma prive di fantasia, un suicidio dell'anima. La scuola non deve incoraggiare il suicidio dell'anima, deve incoraggiare la risurrezione dell'anima. Questa dovrebbe essere la vera cultura, è questa. Perciò il punto centrale, io credo, e concludo questa prima parte, è il diritto alla cultura deve essere inteso in funzione della dignità del cittadino. Il diritto alla cultura deve essere esercizio dell'uguaglianza e arma per la democrazia. In questo senso, proviamo a tradurre, mi sono posto il problema come classicista, come si direbbe cultura in greco? Esiste una parola greca in greco antico, una parola greca che voglia... È difficile dirlo, ma io direi che questa parola c'è, ed è filosofia. Ed è filosofia, l'amore per il sapere. Questo nesso è molto antico, vorrei leggervi il passo del famoso discorso di Pericle agli Ateniesi, 461 avanti Cristo. Noi, dice Pericle, noi ateniesi, amiamo il bello, ma con semplicità. Ci dedichiamo al sapere, ma senza debolezze. Diamo al nostro animo sollievo dalla fatica con gli spettacoli, la tragedia greca. Teniamo lontano il dolore, dilettandoci con le cose belle. La nostra costituzione non imita quelle dei vicini. Noi non imitiamo gli altri. Vogliamo essere di esempio a tutti. Da noi i diritti civili non spettano a pochi, ma in più. Perciò il nostro ordinamento si chiama democrazia. Non dobbiamo... Queste sono parole bellissime. Non dobbiamo nasconderci che quando Pericle dice questo parla di una democrazia dove le donne non votano, di una democrazia dove ci sono gli schiavi. La democrazia ateniese possiamo ammirarla per molti aspetti, fra cui la straordinaria fioritura di cultura, Eschilo, Sofocle, Euripide, Socrate, Platone, Aristotele. Quando mai una tale concentrazione di teste pensanti si è
si è aggirata in una stessa città, piccola, perché poi l'Atene di allora era evidentemente non tanto più grande di San Daniele, era possibile avere tante persone così. Però dobbiamo ricordarci che la nostra democrazia è figlia di quella e l'ha migliorata e potrebbe migliorarla ancora. Concludo con ciò la mia prima parte e passo alla seconda. La storia e formazione dell'articolo 9. Qui dobbiamo entrare per un momento nel laboratorio della Costituente, quel grande laboratorio che fu la Costituente. La Costituente, che come tutti sapete, ha lavorato alla Costituzione nel 46-47, dopo il referendum istituzionale che dette origine alla fine della monarchia e all'inizio della Repubblica. La Costituzione fu scritta in quei due anni da un'assemblea elettiva dove per la prima volta in Italia votarono le donne, cosa rivoluzionaria per quel momento storico, che oggi ci sembra più scandaloso il fatto che non votassero prima che sorprendente il fatto che abbiano votato quel giorno. Questo laboratorio della Costituente è rappresentato dagli atti della Costituente, che si trovano fra l'altro online, che sono bellissimi, e dove si vede una discussione straordinaria della quale potremo dire oggi ben poco. Però vorrei ricordare prima che il diritto alla cultura, l'ho già detto al principio più brevemente, il diritto alla cultura e la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio è stato posto fra i principi fondamentali nella nostra Costituzione, fatto rarissimo a livello delle Costituzioni in tutto il mondo. Una scelta che fu molto contrastata. Per intendere il percorso e le ragioni, dovremmo ripercorrere, e oggi lo potrò fare in piccolissima parte, il dibattito che portò all'articolo 9. La Costituente lavorò dal 25 giugno del 46 al 22 dicembre del 47, un anno e mezzo. E questo discorso che vi farò non è una curiosità erudita, perché ripercorrendo quella discussione potremo capire come si è arrivati a questo articolo 9. È essenziale per intendere significato, funzione e ambito dei principi fondamentali in generale, ma di questo in particolare. La Costituente ordinò i propri lavori, lo saprete perché in un festival dedicato alla Costituzione, ve lo hanno detto chissà quante volte, l'incarico di elaborare il progetto di Costituzione fu subito dato alla Commissione dei 75. La Costituente, ricordiamolo, aveva una funzione duplice, era il Parlamento, l'unico, un solo ramo, che doveva fare sbrigare gli affari ordinari, e poi doveva preparare la Costituzione. La Costituzione erano troppi per poterla scrivere tutti insieme, fu fondata una commissione dei 75 presieduta da Meuccio Ruini, vecchio antifascista e cofondatore del Partito Democratico del Lavoro, che era allora Presidente del Consiglio di Stato. I deputati erano 75, quelli della Costituente in generale erano 556. Questa commissione del 75 si suddivise in tre sottocommissioni di 25. Una, la prima sottocommissione, doveva lavorare ai diritti e doveri dei cittadini. La seconda sottocommissione lavorò sulla organizzazione costituzionale dello Stato. La terza, ai lineamenti economici e sociali. Poi, dopo i primi sei mesi, si creò anche un comitato di redazione, composto da 18 membri, fra cui lo stesso Ruini che ho citato, ma anche nomi ancora oggi molto famosi come Piero Calamandrei, Dossetti, grande deputato del Partito Cattolico, Moro, Aldo Moro, a tutti noto, giovanissimo allora deputato democristiano, e il grande Dossetti, anche lui, che forse ho già citato, e poi il comunista Togliatti. E questo comitato doveva coordinare i testi proposti dalle varie sottocommissioni. Dopodiché continuavano i testi a girare da una sottocommissione all'altra, comitato di coordinamento, poi andavano in assemblea e poi finalmente con un percorso molto lungo, dopo 270 giornate di lavoro, il testo finale fu sottoposto ad approvazione il 22 dicembre del 47 a scrutinio segreto. Cioè ognuno era libero di votare contro, cosa molto importante. I presenti erano 515, votarono a favore 453.
persone. Quindi la Costituzione fu approvata, questo è importantissimo ricordarselo, con una maggioranza molto vasta, e fu promulgata il 27 dicembre da Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, che entrò in vigore il 1 gennaio del 1948. I temi del futuro articolo 9, che cambiò un numero varie volte, ma di questo non parliamo, spettarono la prima sottocommissione, che era presieduta da un democristiano, Tupini. Fra i 18 membri erano Dossetti, che ho già citato, Giorgio Lapira, altro grande deputato democristiano siciliano, ma sindaco di Firenze e professore di Firenze, il socialista Lelio Basso, i comunisti Togliatti, Nil Deiotti, Concetto Marchesi. Gli autori dell'articolo 9 sono due: Marchesi, vecchio deputato comunista, professore di latino, siciliano, rettore dell'Università di Padova, e Aldo Moro, giovane deputato democristiano. Dunque un comunista e un democristiano, un giovane e un vecchio, un giurista e un latinista. Questo fa capire alcune delle coordinate di questo articolo. Il tema della tutela del patrimonio artistico, per quello della cultura e della ricerca, si introdussero in questo ambito. In questo percorso, nel percorso accidentato che vi ho segnalato fra sottocommissione, comitato di coordinamento, assemblea, commissione del 75, eccetera, l'articolo 9, quello che oggi è l'articolo 9, cambiò ben 12 volte. Io vi avevo preparato, non so se sta circolando, un foglietto dove ci sono queste perché può essere, può incuriosire qualcuno di voi. Non preoccupatevi, non starò a commentare ciascuna di queste cose perché ci metteremo fino a mezzanotte e non vale la pena di farlo, però ho segnalato in questa le 12 versioni dell'articolo 9 perché le parti in grassetto rappresentano il cambiamento da una versione a quella precedente. Perché è cambiato tante volte? Il primo a proporlo fu Concetto Marchesi. Concetto Marchesi, uomo coltissimo, gli venne l'idea di parlare di questa cosa che su cui poi di introdurre questo tema nella Costituzione, cosa su cui poi si trovò subito d'accordo con Aldo Moro, e poi ci fecero grandi battaglie parlamentari. Gli venne questa idea per una ragione che poi vi dirò più specificamente, e cioè per il problema di chi deve occuparsi della cultura in un paese come l'Italia: le regioni o lo Stato? E la sua risposta era molto chiara: lo Stato. Naturalmente anche le regioni, i comuni, è chiaro, l'intera Repubblica in tutta la sua articolazione, ma ci deve essere uguaglianza di diritto alla cultura per tutti i cittadini italiani. Questo fu il principio ispiratore. Dalla nuda sequenza di questi testi che vi ho dato sono evidenti alcuni punti chiave. Prima di tutto, la congiunzione della tutela di paesaggio e patrimonio storico e artistico con la promozione della cultura e della ricerca, che è caratteristica dell'articolo 9, prende forma di fatto, però la cosa più importante arriva solo in ultimo. Cioè a volte si arriva a una discussione, si arriva a una formulazione particolarmente felice e densa come questa perché si è discusso per un anno. Quando qualcuno dice sbrighiamoci a decidere, bisogna decidere subito senza pensare, sbaglia, perché occorre pensare per decidere bene. Se si vuole decidere prima di aver pensato, il risultato non può essere buono. Solo in ultimo, lo vedete, se guardate quella cosa, quell'elenco che vi ho dato, il comma 1, del quale parliamo oggi preferenzialmente, diciamo, compare solo nella versione numero 10 e inizialmente compare come comma 2. Da quel momento in poi si solidifica fino alla versione finale. Chi lo propose il comma che riguarda la cultura e la ricerca? Lo proposero tre membri dell'Assemblea Costituente, tutti e tre ingegneri. Nessuno era giurista, nessuno era, che so io, un latinista o un umanista. Il democristiano Giuseppe Firrao, professore all'ingegneria a Napoli, Gustavo Colonnetti, professore al Politecnico di Torino e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e Umberto Nobile, il famoso esploratore del Polo Nord, che era stato eletto come indipendente nelle liste del Partito Comunista. Secondo una loro dichiarazione breve, che vi leggo, il trinomio scienza, tecnica e industria
e il concetto che lo Stato debba intervenire in questo campo per generare incremento di ricchezza e contribuire alla nostra rinascita economica sono gli argomenti che convinsero poi l'Assemblea Costituente, anche se c'erano delle proposte molto più vaghe, molto più generiche. Ne vedete una al numero 10b, al numero 10,2b, lo Stato concorre, eccetera, eccetera, di un deputato siciliano, Medi, che era più generico. Alcuni si opponevano, altri lo volevano più generico, altri lo volevano invece, come poi fu, più specifico. Che cosa abbiamo imparato, che cosa possiamo imparare da questa sequenza possiamo imparare intanto che, guardate soltanto la prima formulazione e l'ultima, guardate che differenza, non c'è praticamente neppure una parola che è identica fra il numero 1 delle versioni che avete e il numero 12. La versione 1, i monumenti artistici, storici e naturali del paese costituiscono un tesoro nazionale e sono posti sotto la vigilanza dello Stato. Questa è la prima proposta firmata dal solo Marchesi nell'ottobre del 1946. Questa proposta aveva una fonte, aveva un'influenza importante, perché è vero, lo diciamo sempre, l'ho detto anche il presidente Ciampi in un famoso discorso al Quirinale di tanti anni fa, ormai di più di 10 anni fa, la Costituzione italiana ha nell'articolo 9 il suo punto più originale. È vero, perché l'Italia è stato il primo paese che ha messo questo discorso, questi diritti tra i propri principi fondamentali, ma non il primo paese che lo ha messo in Costituzione. I costituenti di allora studiavano. Chi entrava a Montecitorio ci entrava studiando. Studiando non, che so io, la schedina del Totocalcio o l'ultima trasmissione radiofonica, visto che la televisione non c'era, studiando le cose di cui dovevano parlare. Giorgio Lapira, democristiano, fece una proposta che può apparire singolare nell'Italia in rovina, nell'Italia poverissima di quegli anni. Disse in aula: non possiamo scrivere la nostra Costituzione senza l'ambizione che sia la più innovativa, la più avanzata del mondo, perché lo sia. Dobbiamo studiare tutte le costituzioni del mondo. E propose di tradurre in italiano tutte le costituzioni del mondo. Non parlo solo di quella francese o americana o tedesca o che so io, dell'Inghilterra. L'Inghilterra, come sapete, non ha una costituzione scritta, ma anche la costituzione di piccoli paesi, la Lituania, il Nicaragua, il Salvador. Questo fu fatto. Nell'Italia poverissima del 1946, in pochissimi mesi furono tradotte tutte le costituzioni del mondo, furono stampate. Io ne ho vista una copia, che c'è in biblioteca a Pisa, ne ho vista una, sono su carta miserevole, che si disfa fra le mani, quella che si trovava nell'immediato dopoguerra. Avrete forse visto qualche volta qualche giornale di quei tempi, una carta poverissima. E ci sono lì tutte le costituzioni del mondo. Le costituzioni venivano continuamente citate. Qual è dunque, fra tutte le costituzioni, quella che ha dato origine, che ha dato a Marchesi l'idea e il vocabolario per scrivere la prima formulazione dell'articolo 9? La Costituzione tedesca della Repubblica di Weimar, 1919, in cui praticamente l'articolo 9, nella prima versione, quella che vedete qui, i monumenti artistici, storici e naturali del paese, è una traduzione fedele dal tedesco. Die Kunstgeschichts und Naturdenkmäler, per quelli di voi che sanno il tedesco, questa è la formulazione della Costituzione di Weimar. E poi, quando parla di tesoro nazionale, invece traduce dalla Costituzione della Repubblica Spagnola del 1931. Dunque, ispirandosi ad altre costituzioni, si cercava di formulare una Costituzione meglio articolata, meglio organizzata. Quando si arrivò invece ad aggiungere il diritto alla cultura, c'è stata una discussione molto serrata, perché c'erano deputati della Costituzione che volevano opporsi. Vi do un segno, un piccolo indizio della discussione, leggendovi un pezzo dell'intervento di Giuseppe Firrao, democristiano, che individuava nello sviluppo tecnico il fondamento della civiltà contemporanea. Tocca agli uomini di buona volontà, disse Firrao, di inalveare i lauti profitti verso l'utilizzazione che giovi alla collettività,
Cioè, il profitto del singolo deve giovare alla collettività. Ed è qui che deve soccorrere il consiglio degli uomini della scienza e della tecnica. E questa è la funzione che io scordo, negletta dalla nostra formulazione costituzionale. Scienza e tecnica devono esserci. Il nostro paese, così poco dotato di materie prime, è però ricco di ingegni. I secoli trascorsi ce ne danno larga testimonianza. Ma questi motivi di orgoglio rischiano di divenire per il nostro paese lontane reminiscenze, perché il progresso tecnico e scientifico viene oggi elaborandosi attraverso la complessa organizzazione delle indagini e con mezzi che impegnano sforzi economici eccezionali e non corrispondono a quelli che un singolo studioso può realizzare. E così spezza una lancia in favore degli investimenti in ricerca. Parole del 1946-47 che io credo siano attuali ancora oggi, perché il continuo calo dei finanziamenti della ricerca a livello italiano, in controtendenza rispetto ad altri grandi paesi europei come la Germania o la Francia, è una delle ragioni per cui l'Italia è oggi considerata da uno studio americano di 2 anni fa uno dei paesi meno creativi del mondo. E dobbiamo vergognarcene, e dobbiamo sapere che è così, e dobbiamo trovare in noi la forza di imporre a chi fa politica per mestiere un capovolgimento di prospettiva. Quando si arriva poi a parlare, parliamo anche un po' delle ragioni per cui si mettevano insieme la ricerca, la cultura e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. La ragione per cui si volle mettere insieme il patrimonio storico-artistico e il paesaggio è una ragione che ha a che fare con una storia italiana secolare. Paesaggio e patrimonio storico-artistico e archeologico, naturalmente, sono sempre integrati per principio, ma lo sono tanto più quanto più densa sia la presenza antropica sul territorio. Il territorio italiano è fra i più antropizzati del mondo. È difficile immaginare il nostro paesaggio, il vostro, di qui o il mio, nella Toscana dove vivo o nella Calabria da cui vengo, senza immaginare le generazioni di uomini e di donne che hanno plasmato paesaggio, quel territorio. La cosa particolarmente importante è che in Italia questa unione di paesaggio e di patrimonio storico-artistico trovò delle formulazioni molto precoci, anche nella legislazione degli antichi stati italiani, prima che l'Italia fosse un paese unitario. L'esempio più antico che ho saputo rintracciare io viene dalla Sicilia, dove nel 1745 il viceré di Sicilia, che era un principe fiorentino, Corsini, ma agiva in nome del re Carlo di Borbone, emanò si chiamava tecnicamente Ordine del Real Patrimonio di Sicilia, un decreto che simultaneamente proteggeva e tutelava le antichità di Taormina, cioè quello che oggi chiameremmo un bene culturale, e il parco dell'Etna, quello che oggi chiameremmo un bene paesaggistico. Questa congiunzione intima di paesaggio e di patrimonio storico-artistico comincia dunque prima dell'Italia Unita. Nell'Italia Unita la tutela del paesaggio, del patrimonio storico-artistico avviene in modo desultorio. Si comincia con una legge per la tutela del patrimonio storico-artistico nel 1909, la legge Rava, era il ministro della pubblica istruzione, di allora si chiamava Rava. In quella legge c'era anche un articolo per la tutela del paesaggio, che però fu approvato dalla Camera, ma non dal Senato, dove c'erano i rappresentanti delle grandi famiglie di proprietari terrieri. Il Senato di allora, come sapete, era un Senato di nomina regia e non elettivo, e quindi nella legge del 1909, la legge Rava del 1909, non ha la tutela del paesaggio, non ce l'ha per niente. Dopodiché si continuarono a fare vari tentativi di fare una legge per la tutela del paesaggio, finché questo fortilizio dei proprietari terrieri fu espugnato da un grande proprietario terriero, che però si chiamava Benedetto Croce,
perché era, non era soltanto un grande proprietario tedesco, ma era un grandissimo uomo di cultura. Quando fu ministro della pubblica istruzione nel 1920, l'ultimo governo Giolitti riuscì a far passare, entrò in vigore nel 22, ma prima dell'avvento del fascismo, la legge Croce sulla tutela del paesaggio, la prima legge sulla tutela del paesaggio, cosa straordinariamente importante. Ricordo Croce non solo per la sua straordinaria grandezza e fama, che resta intatta anche oggi in Italia e all'estero, ma anche per dire un'altra cosa che dimentichiamo spesso. A volte si dice, quando un governo dura poco, quando un ministro dura poco, la stessa cosa può valere a livello regionale, ma poveretto, ha avuto solo un anno e mezzo. Però c'è stato ministro per un anno, ma ha fatto la prima legge sul paesaggio. Qualche anno dopo, sotto il fascismo, Giovanni Gentile è stato ministro per un anno e mezzo, ma ha riformato la scuola italiana, perché esistono ministri che il giorno in cui entrano nel loro ufficio hanno già, sanno già che cosa devono fare, ed esistono ministri che il giorno in cui entrano nel loro ufficio non hanno la minima idea di quello che dovrebbero fare. È una differenza essenziale per la quale dovremmo tenere conto. Dunque, due leggi nel primo Novecento, una sul paesaggio, Croce, 1920, una sul patrimonio storico-artistico, Rava, 1909. Nel 1939, in un governo presieduto, come tutti i governi di quell'epoca, da Mussolini, un ministro intelligente, Bottai, Giuseppe Bottai, varò una nuova versione di queste due leggi. Nel giugno del 1939 furono approvate tutte e due, una legge sul paesaggio e una legge sul patrimonio storico-artistico. Furono approvate insieme. Due leggi che poi erano, che influirono sull'organizzazione delle soprintendenze. Le soprintendenze non sono un'invenzione del fascismo, come ha detto recentemente un deputato straordinariamente distratto, ma le soprintendenze sono state istituite nel 1902, quando mi pare che il partito fascista non esistesse. Ma le soprintendenze furono riorganizzate sulla base di queste leggi Bottai, le quali peraltro non avevano assolutamente nulla di specificamente fascista, ma erano una riorganizzazione, una riscrittura, in parte almeno migliorata, delle leggi Rava e Croce del 1909 e 1920. Quando dunque si scrive la Costituzione, i costituenti prendono qualcosa che già esisteva nell'ordinamento italiano, cioè la tutela del paesaggio e la tutela del patrimonio storico-artistico, e la innestano nella Costituzione. Tanto è vero che Sabino Cassese, che vi ho già citato, ha definito l'articolo 9 la costituzionalizzazione della legge Bottai, cosa molto importante, perché quando l'articolo 9 dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, non ci sta dicendo la Repubblica dovrebbe tutelare, ci dice tutela già, perché fa riferimento a ordinamenti che esistono, istituzioni che esistono, che sono le soprintendenze. E quando dice tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, è una delle tre volte che la parola nazione ricorre nell'intera Costituzione, vuol dire che la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico deve essere identica in ogni centimetro quadrato del territorio nazionale, cosa che non è, lo sappiamo che non è rispettata la Costituzione in questo come in molti altri punti. Lo sappiamo che l'articolo 32 definisce il diritto alla cultura per tutti i cittadini italiani, ma che in alcune regioni questo diritto alla cultura funziona bene, il diritto alla salute funziona bene, e in altre regioni il diritto alla salute e la sanità funziona male. Ma in tutti questi casi noi dobbiamo sapere che quando un cittadino non viene curato bene in alcune regioni, soprattutto del sud, si sta violando la Costituzione, oltre che uccidere degli esseri umani nostri concittadini. Io credo che sia molto importante sapere che quando quei tre ingegneri che vi ho nominato, Nobile, Firrao, il terzo ora non me lo ricordo, quei tre deputati che vi ho nominato, hanno pensato di introdurre anche il diritto alla cultura, cioè la Repubblica promuove la cultura, la ricerca scientifica e tecnica, lo hanno legato all'articolo 9, avevano in mente qualcosa di molto interessante. Avevano in mente di mettere insieme il diritto alla cultura
la ricerca scientifica e tecnica e la tutela del patrimonio come degli elementi di formazione culturale generale che dovevano essere validi per la costituzione di una nuova forma di cittadinanza. Cultura, ricerca e tutela messe insieme, come l'articolo 9 fa, dalla somma dei due commi 1 e 2, cultura, ricerca e tutela fanno riferimento a un patrimonio di creatività da preservare, perché lo abbiamo già, ma da incrementare creativamente, per lo sviluppo del paese, per la sua prosperità, per la dignità della persona singola, per una pulsione verso l'eguaglianza. Lo sappiamo che l'eguaglianza assoluta non c'è probabilmente mai stata dalla preistoria in qua, ma dobbiamo almeno desiderare che ci sia, perché se diamo per scontato che è meglio la diseguaglianza, allora andremo verso direzioni tutt'altro che democratiche, e poi per la democrazia. Questa è una delle ragioni per cui l'articolo 9 fu posto tra i principi fondamentali, perché si tentò anche di farlo calare giù. Nella Costituzione di Weimar, per esempio, la Costituzione della Repubblica tedesca, che pure fu la fonte dei costituenti, in particolare di Concetto Marchesi, l'articolo che parla di tutela del paesaggio, eccetera, era il numero 150. Nella Costituzione spagnola del 1931 è il numero 154, ci sono dei numeri bassi, mentre in Italia, quindi nella Costituzione italiana, è un numero molto alto, perché è nei principi fondamentali. E vi ricordo che l'articolo 9 è stato molto imitato da altri paesi. Ci sono in due paesi europei, il Portogallo e Malta, c'è un articolo 9, anche lì l'hanno messo come numero 9, in uno dei due mi pare sia il numero 8, il numero 9, che è la traduzione letterale dall'italiano nelle rispettive lingue portoghese e maltese del nostro articolo 9. Però vorrei insistere ora su un altro punto, perché ha un elemento di attualità. Perché Marchesi ci teneva tanto? In questo foglietto che vi ho dato vedrete qualche volta che a un certo punto, guardate sotto il numero 4 in corsivo, la versione 4 fu approvata dalla sottocommissione e fu soppressa dal comitato di coordinamento, ma poi fu reistituita 12 giorni dopo. Guardate poi più sotto, il numero 7, l'ordine del giorno Orlando voleva sopprimere questo articolo e poi invece fu reintrodotto, quindi almeno due volte provarono a sopprimere questo articolo. E perché Marchesi continuava a insistere, lui soprattutto, ma anche Aldo Moro, ma anche Dossetti, ma anche La Pira, perché hanno insistito, soprattutto i membri del Partito Cattolico, perché Marchesi temeva la raffica regionalistica. E per definire meglio vi citerò tre interventi di Marchese in Costituente, che reagivano ad altrettanti tentativi di cancellare quello che oggi è l'articolo 9. Primo intervento, 29 ottobre del 1946. La ragione che mi ha spinto a formulare l'articolo, inserendolo nella Costituzione, è, diceva Marchesi, la prospettata autonomia regionale. Per impedire che la regione possa disporre liberamente dei propri monumenti, formulo l'articolo inserendovi le parole in qualsiasi parte del territorio della Repubblica. E questo è la versione che voi vedete al numero 4. Secondo intervento, 11 dicembre del 1946, sempre Concetto Marchesi che parla, l'articolo in esame è oggi più che mai necessario, perché in quel momento la seconda sottocommissione voleva affidare la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico alle singole regioni, cosa che poi l'Assemblea bloccò. Dichiaro di non poter accettare che la tutela del paesaggio e del patrimonio sia delle singole regioni e di ritenere pertanto opportuno introdurre in Costituzione un articolo che metta sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali a chiunque appartengano e in qualsiasi parte del territorio della Repubblica. Questa è la versione numero 6, che è numero 5 o numero 6, tutte e due in due diverse formulazioni. Il terzo intervento, 30 aprile del 1947, Marchesi dice: ho proposto quell'articolo nella previsione che la raffica regionalistica avrebbe investito anche questo campo delicato del nostro patrimonio nazionale, perché le esigenze locali reclamano restauri irrazionali o demolizioni non necessarie,
Unico argine sono le soprintendenze che saranno più libere di operare, se opereranno sulla base della ricerca e delle competenze tecniche, se saranno sotto la dipendenza diretta dello Stato e non delle regioni. E dice anche, io sono siciliano, dice Marchesi, e so quello che sta già succedendo in Sicilia. Come molti italiani non sanno, la regione Sicilia nasce prima della Repubblica Italiana, perché fu approvata nella prima formulazione della regione Sicilia per contrastare spinte autonomistiche, spinte separatiste. La regione Sicilia fu già costituita prima del referendum fra Repubblica e Monarchia, e da subito cominciò a reclamare il pieno potere sul proprio paesaggio, sul proprio e sul proprio patrimonio artistico, che non ebbe e che avrebbe purtroppo avuto, io credo, violando la Costituzione, nel 1975. Ma su questo tema non ho modo oggi di parlare. Già Marchesi, a un anno e mezzo di distanza da quella prima autonomia siciliana, già vedeva che la Sicilia già tendeva a muoversi in una direzione di speculazione edilizia, soprattutto sulle coste. Andate in Sicilia e vedrete se non avete ragione. Dobbiamo ricordarci oggi, queste cose le cito, come tutti quanti avranno capito, le cito perché oggi si parla di piena autonomia di alcune regioni sulla base del modello siciliano. Il modello siciliano è stato disastroso. Prima di applicare quel modello in altre regioni, in particolare in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che l'hanno chiesto, io credo che sarebbe il caso di studiare i disastri già avvenuti in Sicilia. E con questo arrivo molto più velocemente al terzo punto, il punto conclusivo. Che cosa vuol dire l'articolo 9 nel contesto della Costituzione? Il diritto alla cultura nella Costituzione italiana, credo che così possiamo chiamarlo, si lega ad alcuni concetti chiave che andrò via via a elencare. Bene comune, popolo, cittadino, lavoro, solidarietà. Il bene comune, la parola bene comune nella Costituzione nostra non c'è mai. Però ci sono definizioni, una serie di parole, di espressioni convergenti, non coincidenti ma convergenti, che vanno tutte verso il bene comune. E vi ricordo, l'ho detto prima, che il bene comune, secondo l'antica formulazione dei diritti del diritto romano o dei diritti medievali o dei costituti dei comuni italiani del Medioevo, degli stati preunitari, il bene comune corrisponde concettualmente a quello che oggi è il diritto delle generazioni future. La Costituzione definisce il bene comune con delle espressioni che sono diverse ma convergenti. Interesse della collettività, questo è l'articolo 32, quello sul diritto alla salute. Interesse generale, ricorre 4 volte in Costituzione. Utilità sociale e fini sociali, articolo 41. Funzione sociale, articolo 42 e 45. Utilità generale, articolo 43. Pubblico interesse, articolo 82. Espressioni non coincidenti ma convergenti, che si integrano l'una nell'altra. Perciò possiamo dire legittimamente che la centralità della cultura scolpita nell'articolo 9 è mirata al bene comune. Mirata al bene comune perché cultura, ricerca, tutela, secondo l'architettura complessiva della Costituzione, contribuiscono a quello che l'articolo 4 chiama progresso spirituale della società, a quello che l'articolo 3 chiama sviluppo della personalità individuale, e si legano strettamente alla libertà del pensiero, prescritta dall'articolo 21, alla libertà di insegnamento ed esercizio delle arti, articolo 33, all'autonomia delle università, alla centralità della scuola pubblica statale, al diritto allo studio, articolo 34. Vi ricordo anche che la Corte Costituzionale ha lavorato molto su questi principi, e per dire come sia possibile, lavorando sulla Costituzione vera, quella che c'è, risolvere i problemi nuovi che sorgono, vi dirò una sola cosa. Nell'articolo 9, come avrete tutti notato, la parola ambiente non c'è, perché la cultura ambientalistica, oggi a noi così familiare, non era certamente sorta nel 1946-47. Ma quando sorsero i problemi ambientalistici, negli anni 70, la Corte Costituzionale, ragionando sulla Costituzione com'era, senza cambiarla, nessuno pensò di cambiarla per introdurre la parola ambiente.
La parola ambiente fu introdotta dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, perché la Corte Costituzionale, mettendo insieme la tutela del paesaggio dell'articolo 9 con il diritto alla salute dell'articolo 32, ha ragionato sull'ambiente come un paesaggio più salute. Dunque, elaborando la più avanzata nozione costituzionale di ambiente che ci sia al mondo, senza cambiare una virgola della Costituzione. E da quando una serie di sentenze famose della Corte Costituzionale, la tutela dell'ambiente è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale un valore primario e assoluto, un valore costituzionale primario e assoluto, sto citando da una sentenza della Corte, in quanto espressione di interesse diffuso dei cittadini, che esige un identico livello di tutela in tutta Italia, come mostra il cruciale termine nazione. Dunque, la tutela, la promozione della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, la tutela del paesaggio, dell'ambiente, dei beni culturali, forma un insieme che concorre in misura determinante al principio di uguaglianza tra i cittadini, alla loro pari dignità sociale, articolo 3, alla libertà e alla democrazia. Perciò la loro funzione è costituzionalmente garantita. Voglio qui ricordarvi il noto adagio di Piero Calamandrei: la scuola, come la vedo io, è un organo costituzionale. E io direi che questo stesso adagio, nello spirito di Calamandrei, potremmo applicarlo a qualsiasi cosa, alle biblioteche, la bellissima biblioteca che voi avete qui, che ho avuto il piacere di visitare oggi per la prima volta, brevemente. Le biblioteche sono organi costituzionali, le università, le accademie, i musei, le scuole elementari sono organi costituzionali, perché servono per creare una cittadinanza attiva che lavora sul futuro. Questi principi costituzionali configurano dunque, e qui concludo, quello che si può chiamare a buon diritto il diritto alla cultura della Costituzione italiana. La cultura fa parte della nostra Costituzione dello stesso identico orizzonte di valori costituzionali che include il diritto al lavoro, articolo 4, pochissimo rispettato, la tutela della salute, la libertà personale, la democrazia. Perciò dobbiamo rilanciare l'etica della cittadinanza puntando su mete necessarie che magari non raggiungeremo mai pienamente, ma che dobbiamo avere come traguardi presenti: la giustizia sociale, la piena tutela dell'ambiente, la priorità del bene comune sul profitto del singolo, la democrazia, l'uguaglianza, la dignità umana uguale per tutti gli esseri umani di qualsiasi età e di qualsiasi idea possano essere. Dobbiamo anche sapere però che perché queste mete siano praticabili e siano concrete è necessaria, strettamente necessaria, la piena centralità della cultura. La cultura non è un orpello esornativo della Costituzione, ma fa parte della sua più intima essenza. E avevano ragione quei tre deputati della Costituente ingegneri che la vollero inserire insieme con la ricerca scientifica e tecnica nel cuore stesso della nostra Costituzione. Questo discorso non rappresenta un'astratta utopia, ma è consustanziale all'idea di cittadinanza che richiede il pieno esercizio dei nostri diritti. Se dunque concepiamo la cultura come il cuore e il lievito dei diritti costituzionali della persona e insieme come il legante primario della comunità, capiremo che la cultura è funzionale alla libertà, alla democrazia, all'eguaglianza, alla dignità della persona. E parlo qui di una cultura che sia insieme cultura critica, non la cultura dell'ubbidienza, ma la cultura della possibile ribellione a qualsiasi ubbidienza. Una cultura che sia la cultura del pensiero critico, della dignità, perché quale è mai la dignità della persona se una persona deve soltanto obbedire e soltanto essere addestrato a fare lo stesso identico gesto? Pensate a tempi moderni dove con una chiave inglese Charlie Chaplin fa sempre lo stesso gesto. Non vogliamo che i nostri cittadini siano questo, vogliamo dei cittadini che invece fuggono da questa gestualità obbligata. Difendere il diritto alla cultura è dunque difendere l'intero orizzonte dei nostri diritti, perché dobbiamo dire a ciascuno di noi deve dire a se stesso: i diritti, se non li difendi, li perdi, e se non li conosci non li puoi nemmeno cominciare a difendere, e per conoscerli occorre la cultura. La funzione della cultura è anche questa: farci conoscere i nostri diritti, lo spessore storico, filosofico, etico, religioso dal quale essi provengono, il futuro che ci permettono di costruire e per converso il buio in cui rischiamo di precipitare
se dimenticheremo tutto questo. Le ragioni, insomma, della nostra democrazia, della comunità in cui viviamo, della Repubblica di cui festeggiamo l'anniversario fra pochi giorni. Grazie.